Buonasera, benvenuti a questo terzo appuntamento del Bicchiere della Staffa. Questa sera la mia ospite è Paolo Giovetti. Grazie Paola di essere con noi. Grazie dell'invito. Giornalista, scrittrice, traduttrice, insomma, la serie delle cose che Paola ha fatto e continua a fare è molto lunga e molto varia. Si è occupata anche di argomenti veramente in apparenza almeno molto lontani l'uno dall'altro. Si è occupata, per esempio, di tutta una serie di, come posso dire, problemi, questioni di frontiera, no? Come per esempio le esperienze di premorte. E però è anche l'autrice di una serie di biografie dedicate a personaggi come Maria Montessori, Roberto Soggioli, Steiner, insomma, c'è una grande, davvero una grande varietà di temi. E questa sera in realtà parliamo del suo ultimo libro uscito presso l'Indau, che è una biografia, ed è una biografia dedicata a Madame de Staël. Il sottotitolo è La donna che cambiò la cultura europea. Ecco il libro, è uscito proprio in questi giorni. Io devo confessare che conoscevo il nome di Madame de Staël, ovviamente, e avevo una vaga nozione di chi fosse legata, direi, agli studi liceali, no? Sapevo che in qualche modo era legata al movimento romantico, che aveva avuto un qualche ruolo, ma francamente non sapevo, più probabilmente non ricordavo nulla di più. Quando ho letto il libro di Paola, quando lei ce l'ha proposto, devo dire che mi sono molto appassionato e anche un po' sorpreso, perché non solo ho trovato, ho incontrato una grande intellettuale, ma devo dire che ho trovato, incontrato una grande donna, no? Ecco, quello che secondo me dal libro di Paola viene fuori con più chiarezza è la straordinaria personalità di questa donna vissuta tra 700 e 800, quindi in un'epoca molto lontana dalla nostra. Allora, Paola, ti chiederei subito se hai voglia di presentarla un po' ai nostri lettori, che probabilmente hanno come me una nozione molto vaga del personaggio. Di lei. Grazie, no, molto volentieri, è un personaggio che io amo molto. E per scrivere questo libro, che è abbastanza piccolino, ho consultato un sacco di letteratura, anche per esempio epistolari dell'epoca, diari dell'epoca, cronache, che la descrivono anche da vicino. Dicendo in poche parole, lei nasce a Parigi in una grande famiglia, perché il papà è Necker, Jacques Necker, lei si chiama Necker da ragazza. È un banchiere ricchissimo e abilissimo che si è fatto da solo e che è diventato il ministro delle finanze di Luigi XVI. Quindi è un uomo di grande prestigio, però di idee liberali, benché sia il ministro. E tenta lui di fare delle riforme per arginare un po' le folli spese della monarchia che vedeva andare a catafascio, come poi ben sappiamo che è andata, e non riesce a fare questo perché il re viene licenziato dal re che è sobillato dai nobili che non amano le riforme che lui propone. La figlia, che è una donna di una grandissima intelligenza e cultura, è vicina al padre in tutte queste iniziative, e è liberale anche lei, molto colta. Vive tutti gli anni della rivoluzione quando è giovanissima, anzi durante la rivoluzione a 19 anni si sposa appunto questo Erik de Stael, che è l'ambasciatore svedese a Parigi, matrimonio disastroso perché è un matrimonio combinato, lei non è certamente la donna di stare nell'ambito di un matrimonio combinato, infatti si conclude con un divorzio, nasce una bambina che però muore, lei ha subito un grande amore, è una donna dei grandi amori anche, quindi ha un suo primo grande amore, che è questo Narbonne, figlio naturale di Luigi XV, dal quale ha due figli che però il marito De Staël crede suoi, tant'è vero che si chiamano, portano il cognome del marito. Durante la rivoluzione, appunto, lei cerca anche, fra l'altro, benché di idee liberali, di salvare la vita al re e alla regina che poi vengano ghigliottinati, e poi prende a seguire la vicenda di Napoleone. Dopo la rivoluzione, sappiamo tutti che Napoleone dà ordine generale. E da principio lei lo ammira moltissimo perché lo ritiene, lo trova una personalità straordinaria, ineguagliabile, lei dice. Si sente lei così forte, così coraggiosa, addirittura senza freni, per tanti motivi, non ha paura di nessuno, coraggiosissima. Di fronte a Napoleone si sente addirittura intimidita. Per
Però ben presto, quindi lo ammira, pensa anzi di affiancarlo inizialmente. Poi si rende conto delle mire egemoniche di Napoleone, della dittatura che si sta instaurando, e quindi lei, che è liberale, che è repubblicana, si sente contraria a tutto questo e comincia un'opera di contrarietà a Napoleone nel suo salotto, dove Napoleone dice lì nel salotto di Madame de Staël vanno ad armarsi contro di me. Quindi comincia questa ostilità che io poco per volta racconto nel libro, che alla fine si trasforma addirittura in una richiesta di esilio da parte di Napoleone, che prima l'esilia da Parigi perché non la vuole intorno, perché le mette contro tante persone, e poi addirittura l'esilia dalla Francia. Le dice di tornare in Svizzera, il papà era svizzero, ha un magnifico castello Coppet che diventò poi un salotto famoso in tutta Europa, e lei deve andarsene da Parigi dalla Francia, che lei adora, quindi per lei è una sofferenza pazzesca. Nel suo libro autobiografico, 10 anni di esilio, racconta appunto la sofferenza dell'esilio, che paragona quasi alla morte per chi è come lei radicato a Parigi in questi salotti con questa grandissima società che c'era nell'epoca. E allora qua viene il grande discorso suo, che lei è già una scrittrice famosa perché ha scritto saggi letterari, ha scritto Delphine, che è un romanzo che ha avuto successo. Non dimentichiamo che il francese è la lingua colta dell'epoca, per cui il suo romanzo in francese viene letto in tutta Europa. Quindi lei è famosa come scrittrice, oltre che per la famiglia, il censo, eccetera. Allora, invece di tornare in Svizzera, decide di fare un'impresa, cioè di andare in Germania. Andare in Germania perché vuole conoscere il mondo tedesco. Il mondo tedesco all'epoca era quasi, il mondo letterario tedesco era quasi sconosciuto. Era conosciuto il famoso Werther di Goethe, che anni prima aveva suscitato uno scalpore internazionale, però del resto della letteratura tedesca si sapeva poco. Invece lei ne sapeva perché nel salotto di sua madre aveva incontrato letterati tedeschi, emigrati, eccetera. E quindi sa che in Germania stanno avvenendo molte cose. La Germania era stata la parte dello Sturm und Drang, questo movimento letterario che si era opposto ai movimenti precedenti, e sta nascendo il movimento romantico. Quindi lei queste cose le ha orecchiate, le sa, però le vuole sapere di prima mano. Per cui parte con i figli e parte con l'amante in carica in quel periodo, che è il letterato Benjamin Constant, un letterato francese poi politico molto famoso, liberale come lei, quindi parte con, da cui ha avuto una figlia poi. Lei ebbe 5 figli da 4 padri diversi. Adesso siamo al quarto. La prima bimba del marito morì, poi 2 figli di Narbonne, e la bambina di Benjamin Constant che viaggia con lei. Anche questo è un tratto molto moderno, trovo, no? Sì, la famiglia allargata, diciamo così. Lei era di una famiglia, di un censo tale che poteva permettersi qualunque cosa, evidentemente. E lei vuole andare da Goethe, vuole andare a Weimar, dove vive Goethe, dove vivono Schiller e molti altri letterati. Il Ducato di Weimar era famosissimo per la liberalità nei confronti della cultura che il Duca di Weimar esercitava da sempre. E quindi lì vive Goethe, che è il Vate, il principe dei poeti, vive Schiller, il grande drammaturgo. E questa piccola cittadina di Weimar, dove sono stata più volte, bellissima cittadina, era considerata in pratica la Atene tedesca, lì con Goethe al centro, che è il riconosciuto Vate di tutta Europa. Quindi lei vuole andare a Weimar e farsi raccontare tutto da Goethe, da Schiller, eccetera, per scrivere questo suo libro che vuole scrivere sulla Germania, poi il famoso dell'Allemagne. E quindi intraprende a dicembre, quando la stagione è brutta, questo viaggio in carrozza, puoi immaginare cos'erano i viaggi allora, per la Germania. E arriva, prima si ferma a Francoforte dalla madre di Goethe e poi arriva a Weimar. Dunque, Madame de Staël, famosissima per la sua cultura, il suo spirito, il suo sprint, eccetera, è anche famosissima per essere una donna ingombrantissima e scomodissima, dotata di una parlantina irrefrenabile, che martella fino a che non è molto, molto invadente, molto, molto buona, molto generosa. Ci sono delle descrizioni dei contemporanei che la descrivono appunto così. Però Goethe se ne difende: Goethe non ama essere disturbato nel suo lavoro. Goethe ha 57-58 anni, è riconosciuto, è il direttore del teatro di Weimar, si occupa dell'università di Jena, che fa parte del Duca. Insomma, praticamente. Lui si difende, non la vuole incontrare lì per lì perché sta facendo delle cose, e c'è questo rapporto tra i due che è veramente curioso. Ho trovato tutte le lettere in cui lui cerca di procrastinare questa, e poi finalmente però si incontrano e c'è una serie di. Lei rimane 3 mesi a Weimar, un tempo lunghissimo. Alla fine di questo periodo
Schiller scrive a Goethe dicendo: la nostra amica è partita, mi sembra di essere guarito da una lunga malattia, perché lui stava scrivendo un dramma per il teatro di Berlino che doveva consegnare, e lei lo aggrediva anche con le sue richieste, doveva sapere tutto, insomma. Devo dire che le pagine in cui appunto racconti di Weimar e di questi incontri con Goethe sono veramente molto godibili, anche perché si rivive la situazione, quindi Goethe che vuole e non vuole, che addirittura non vuole rientrare a Weimar visto che è fuori, perché insomma in qualche modo teme questo incontro. Che non vuole rientrare, sì, perché non la vuole incontrare, perché dopo poi alla fine si incontrano, hanno parecchi incontri, lei viene accolta dalla corte di Weimar come una regina, come dovunque andava peraltro, quindi famiglia famosa, scrittrice famosa. E quindi lei a Weimar in questi 3 mesi raccoglie un'infinità di notizie, di materiale, poi con presentazioni, lettere di presentazione di Goethe va anche a Berlino, dove c'è un altri grandi circoli culturali, cioè i famosi circoli culturali di Berlino con i filosofi idealisti, con Fichte, eccetera, eccetera. E poi ritorna, adesso qua ci sono tante avventure in mezzo, poi ritorna in Svizzera, scrive il suo libro, che si chiama Dell'Allemagne, lo pubblica, deve essere pubblicato in Francia da un editore di Parigi, 10.000 copie, lei se ne ripromette grande soddisfazione, lei segue da lontano questa pubblicazione perché non può entrare, segue da lontano la pubblicazione e Bonaparte leggeva tutto quello che lei scriveva sperando di trovarci sempre delle lodi per lui, che non trova mai, naturalmente. Vede che in questo libro non si parla mai di lui. Teniamo presente che Napoleone aveva conquistato tutta la Germania, aveva creato quei principi tedeschi, la Confederazione del Reno che gli era sottomessa, quindi lui sperava di trovare delle lodi per la sua politica, le sue guerre, non trova niente, anzi trova delle descrizioni che sono tutto fuorché delle lodi, e manda al macero le 10.000 copie. Questa è una sofferenza pazzesca per lei, che riesce a salvare una bozza, che volevano portarle via anche quella, la censura, il famoso Fouché, durissimo censore, e quindi d'altra parte Goethe disse di questo, che la censura francese intelligentemente non aveva permesso che questo libro venisse pubblicato, perché se i tedeschi l'avessero letto avrebbero preso coscienza del loro valore, della loro cultura, delle loro capacità, e probabilmente i movimenti di liberazione sarebbero cominciati anche prima, quindi avrebbero, cosa che avvenne poi qualche tempo dopo. Allora lei decide che comunque, questo sta a indicare proprio la sua forza, il suo coraggio, decide comunque che questo libro deve essere pubblicato. E dove potrà essere pubblicato? L'unico posto possibile è l'Inghilterra, l'unico paese libero nei confronti di Napoleone, insieme alla Russia. Per cui lei vuole andare in Inghilterra, ma come ci può andare? I porti sono tutti bloccati, lei non può passare da nessuna parte, lei è confinata in Svizzera. E allora organizza un viaggio pazzesco, via terra, e in carrozza, con i 3 figli, e questa volta non più con Benjamin Constant, perché si sono lasciati, e lei a 46 anni ha incontrato un giovane, per dire la libertà di un giovane che invece ne ha 23, che è un giovane militare, coraggioso, aveva subito una ferita in guerra, quindi non poteva combattere perché aveva una gamba messa male. Questo ragazzo che la va a trovare a Coppè si innamora di lei, i 23 anni, 24 di differenza, per lui non contano niente, l'ama moltissimo e diventano amanti. Lei resta incinta per la quinta volta e riesce a nascondere a tutti la gravidanza. Lei era piuttosto pesante, quindi dice che soffriva di idropisia, quindi riesce a nascondere la gravidanza ai 3 figli, a tutto l'entourage che lei aveva intorno, perché il castello di Coppè dove lei viveva era un salotto di importanza europea, e a partorire in segreto. E partorisce in segreto, il bambino viene dato a una famiglia devota a lei, e lei può cominciare a organizzare questo viaggio. Quindi parte con tutto questo seguito, attualmente camerieri, e fa questo viaggio in carrozza, pesate migliaia di chilometri, con i 3 figli, con il giovane marito, perché poi lo sposa anche questo Rocca, si chiama John Rocca, e il suo seguito di un segretario, del cameriere, eccetera, eccetera, e quindi attraversano la Svizzera, poi la Baviera, poi l'Austria, e poi la Polonia. Arrivati in Polonia devono attraversare il confine con la Russia, quindi lei dovrà passare dalla Russia, fare tutto il giro, una cosa pazzesca di viaggio, in carrozza, cambiando i cavalli e così via.
Come entrano in Russia, al confine della Polonia, lei incontra un militare di guardia, un francese, che aveva conosciuto a Parigi, che le dice questa frase celebre: dunque, signora, madame, ci sono al mondo soltanto tre potenze indipendenti nei confronti di Napoleone: la Russia, l'Inghilterra e lei, e voi, anzi, date voi, soltanto voi. Quindi lei entra in Russia pochi giorni prima che c'entri l'armata, la grande armata di Napoleone, che sta per invadere la Russia. Quindi fa questo viaggio con l'angoscia di ritardi, con l'angoscia che avamposti di Napoleone blocchino il suo viaggio. Invece riesce, adesso la racconta tutto lei in questo suo libro autobiografico, arriva a Mosca ed è l'ultima occidentale che vede Mosca prima che i russi gli diano fuoco. Una delle ultime in assoluto, forse l'ultima in assoluto. Lei ha ricevuto ovunque va dalla grande nobiltà. A Mosca incontra anche il generale Kutuzov, per esempio, che è il comandante in capo, l'autore della famosa ritirata di Russia. Lascia Mosca, si riposa qualche giorno, lascia Mosca dopo qualche giorno, arriva a San Pietroburgo, dove viene ricevuta dallo zar Alessandro, che la consulta perché le ha conoscenze politiche da tutte le parti. Lei, per esempio, l'artefice del fatto che la Svezia, dove intanto è diventato principe regnante Bernadotte, il famoso francese, si allea poi contro i francesi con la Russia. Quindi lei fa questi colloqui. E poi da San Pietroburgo si imbarca per la Finlandia, dalla Finlandia passa in Svezia, dove fa una sosta. È accolta lì perché la moglie, vedova, perché il marito intanto era morto, di Destai, quindi accolta come una principessa, sosta qualche mese, passa lì l'inverno e finalmente riesce ad arrivare a Londra. E lì finalmente pubblica il suo libro con l'editore John Murray, che è l'editore dei grandi letterati, e questo libro in 3 giorni viene venduto, un grande successo, viene intrapresa subito la traduzione in tedesco, il francese già c'era, insomma, comunque tutti leggevano il francese, grande successo. Lei lì ha anche molte sofferenze avuto, tra cui la morte di uno dei figli, Alberto, che si era arruolato nell'esercito svedese e muore in duello mentre lei è a Londra per il suo libro. Quindi anche questa sofferenza. E questo, il grande successo di questo libro avviene intanto mentre c'è stata la ritirata di Napoleone. Napoleone poi perde le sue battaglie, va all'Isola d'Elba. E allora, con Napoleone all'Isola d'Elba, lei sa che può tornare a Parigi, perché è finita l'anno. E quindi torna finalmente a Parigi. E poi ci sono i 100 giorni. Napoleone ritorna e la invita a tornare a restare a Parigi, dicendo che gli aveva procurato più nemici all'estero che se fosse rimasta a Parigi. E lei però non accetta, va in Svizzera e poi ritorna a Parigi definitivamente dopo la caduta definitiva di Napoleone e lo viene inviato all'isola di Sant'Elena, quindi lei torna a Parigi, ma muore poi prestissimo, muore a 51 anni, un po' per sfinimento, perché questa vita nomade, l'oppio che prendeva, il parto a 46 anni all'epoca poi non era il massimo. E quindi comunque con la soddisfazione di aver visto pubblicato questo suo grande libro, che è un successo europeo, un successo per la cultura europea, perché lei fa conoscere all'Europa il romanticismo e mostra il movimento romantico, che sono istanze nuove, e mostra anche un modo di vivere più libero, più aperto. Lei era anche una femminista antelitteram, una donna che ha sempre lottato per la libertà contro i soprusi, sempre al fianco dei deboli. Quindi un esempio anche da questo punto di vista. Io Quindi trovo questo. che è veramente tutto straordinario in questa storia, anche devo dire le 10.000 copie stampate, no? Lei, tu come editore, una bella Dato sorpresa. che mi stupisco molto di questa tiratura così importante, ma d'altra parte quando poi il libro esce diventa comunque un grande successo, no? Quindi Sì, un grande successo. Poi il fatto del francese, lingua colta dell'epoca, lo leggono dappertutto, lo leggono ovunque. Poi naturalmente ci fu la traduzione inglese, ci fu la traduzione tedesca, però in Russia, per esempio, tutti i libri precedenti di Madame de Staël, i suoi romanzi, erano noti perché li leggevano in francese. Sappiamo che in Russia le persone colte parlavano in francese fra di loro, quindi ce lo dicono i romanzi di Tolstoi che parlavano in francese. Quindi 10.000 copie. E pare che fosse un quantitativo giusto per un libro di questa
poi era atteso perché poi si sapeva, lei era famosa, si sapeva che tutti sapevano che Napoleone aveva mandato al macero il suo libro, quindi erano curiosi di leggerlo, sapevano che conteneva delle cose molto nuove, che avrebbe rivoluzionato in qualche modo la letteratura, un po' anche la visione del mondo. Invita lei in questo libro anche gli italiani. Lei era stata in Italia, aveva incontrato Vincenzo Monti, incontrato tanti personaggi nostri, e siamo agli albori dei moti rivoluzionari. Lei nel suo libro troviamo degli incitamenti sia all'Italia che alla Germania a prendere in mano il proprio destino e a rendersi liberi. Quindi, anche da questo punto di vista, lei è stata un personaggio che ha precorso i tempi e che ha visto lungo. Poi Ecco, è stato molto pittoresco, ecco, indubbiamente. una domanda diciamo, più personale. Come sei arrivata lei? Cioè, come sta lei insieme alle tante altre diverse cose di cui ti sei occupata? Cos'è che ti ha condotto a Ma studiarla e a scriverne? dunque, io mi piace molto la letteratura francese di quest'epoca e anche quella tedesca. Che hanno parecchi contatti. Io leggo sia l'una che l'altra lingua, quindi anche questi testi, questi epistolari, queste lettere le posso leggere in entrambe le lingue. Lei mi è sempre piaciuta come personaggio straordinario, una donna avanti rispetto ai suoi tempi, una donna coraggiosissima, anche prendersi intanto tutte queste libertà dal punto di vista amatorio, diciamo, tutti questi 5 figli. Da 4 uomini diversi, ma questo con la gran massima disinvoltura, tanti amanti ha avuto. Ora, io ho citato quelli più famosi, però ne ha avuti anche altri, nel libro qualcuno lo è anche citato. Però questo suo grande amore per la cultura, questo grande rispetto per il sapere, per il convincimento che attraverso la cultura si può diventare più liberi, anche la donna attraverso la cultura può arrivare a occupare delle posizioni importanti e comunque crescere dentro. Quindi quando la conobbi già parecchi anni fa, quando studiavo letteratura francese, mi aveva colpito e poi nel tempo io mi sono molto occupata di Goethe, perché sono germanista di fondo, mi sono molto occupata di Goethe e quindi occupandomi di quel periodo della vita di Goethe avevo trovato delle epistolari con Madame de Stael e quindi sono andata a recuperarli per occuparmi. Quindi diciamo che è una cosa che è maturata poco per volta. E poi mi sono sempre piaciute queste figure di donne così avanti rispetto ai loro tempi, così libere, così intraprendenti, così coraggiose. E quindi diciamo che mi ci sono appassionata. Poi, avendo la fortuna di aver trovato tutti queste cronache, questi diari dell'epoca, all'epoca tutti scrivevano il diario, molti lo scrivevano il diario. Goethe lo consigliava, anzi l'aveva obbligato suo figlio a scrivere il diario. Lui ha scritto varie cose autobiografiche, quindi allora non c'era internet, quindi lasciavano la loro memoria appunto in questo modo. Ecco, io poi quello che trovo sempre straordinario ascoltando storie come questa è la capacità di costruire molto in un tempo breve. In fondo, lei ha avuto un salotto importante, ha avuto modo di farsi detestare da Napoleone, ha avuto un numero cospicuo di amanti, ha fatto 5 figli, ha attraversato l'Europa quando non c'erano i No. TGV o gli aerei, eccetera. Ha scritto un sacco di cose e soprattutto ha lasciato questa impronta così importante, no? Io penso, noi che abbiamo il TGV, gli aerei, mille modi di comunicare, ecco, mi domando cosa ne facciamo del nostro tempo. Fra l'altro lei è morta appunto molto giovane, è morta a 51 51 anni aveva. anni. Quindi insomma, un'età Sono appunto verde. tempo a dirlo, ma lei è stata più volte in Italia nella sua vita, anche col giovane marito, venne in Italia perché lui era malato di TBC. Infatti, lui morì poco dopo di lei e lo fece stare in Italia dei mesi perché pensava che il clima italiano gli avrebbe fatto bene. E nei suoi soggiorni in Italia, lei è stata a Firenze, a Roma. Andò dopo la pubblicazione di dell'Allemagne, perché la sua figlia, l'unica figlia femmina, si sposò in Italia. Quindi venne in Italia, poi rimasero alcuni mesi col marito. Lei fece in tempo
andare a Roma a frequentare il salotto di Casa Alfieri, di Vittorio Alfieri, per esempio. Quindi ci sono anche questi incontri con i letterati italiani. Andò a trovare Canova quando ero in Italia. Diciamo che poi visse a lungo a Napoli, perché Napoli faceva bene al giovane marito vivere in questo clima napoletano, quindi amò molto anche l'Italia. E quindi quando lei fece questi riferimenti all'Italia, invitandola a unirsi i vari principati, le varie piccoli regni, sapeva quel che diceva perché c'era vissuta, lo conosceva. Ha sempre stupito anche me questa capacità loro di viaggiare, perché viaggiavano in carrozza, faticosissimo, ogni tanto si rompevano le balestre, le stanghe, le ruote, perdevano le ruote, quindi erano veramente incredibili. Avevano la capacità di sfruttare il tempo e la vita che vivevano, forse molto superiore alla nostra, che siamo continuamente distratti da mille cose. Non lo so, c'è qualcosa che. Perché no, no, il suo non è l'unico caso, se tu pensi a, non so, a quante volte Erasmo da Rotterdam ha attraversato il continente, no? Quindi, Assolutamente, assolutamente. Ma ci mettevano di me. Per esempio, Goethe, quando venne in Italia per raggiungere Roma da Karlsbad, lui partì da Karlsbad in Boemia per dove era lì per le acque, eccetera, ci mise 2 mesi. Vabbè, facendo parecchie tappe di qua e di là. Però, per esempio, le Alpi le ha attraversate praticamente a piedi, perché dice che la carrozza con i bagagli non riusciva a portare anche il peso di una persona, e quindi lui era giovane, via a piedi senza nessun problema. Le locande all'epoca pare che fosse una cosa disastrosa, quindi anche molto scomodo. Diciamo che sono stati veramente degli eroi, secondo me, il modo di viaggiare dell'epoca. devo dire che nel libro ho apprezzato veramente molto anche la tua capacità affabulatrice, no? Perché tutta questa complessa vicenda e questo intreccio di grandi scrittori, di poeti, di autori di teatro, di principi, eccetera, hai saputo, insomma, in qualche modo animarli, in maniera che cattura il lettore, no? Probabilmente in particolar modo le lettrici, perché mi immagino che sia un libro che possa essere particolarmente goduto da una lettrice, insomma. E, ecco, una domanda che ti vorrei ancora fare. Secondo te, qual è come posso dire, l'eredità che come donna, Madame de Staël lascia alle donne di oggi, proprio perché era così, anticonformista, avanti rispetto al suo tempo, che cosa può ancora insegnare? Cosa ci insegna al di là delle tante cose che ha vissuto e scritto? Ma io penso che è un esempio, nel senso adesso non è che tutti dobbiamo fare 5 figli da 4 uomini diversi, ma questa è una cosa sua personale. Però se lei in quelle condizioni, in quell'epoca, è riuscita a ottenere, a fare tutto quello che ha fatto, vuol dire proprio che con la volontà, col desiderio di sapere, di credere in se stessi, credere nel proprio compito. Lei sa, lei ha scritto tanti altri libri e romanzi, ma lei sa che questo libro, il Dell'Allemagne, sarà la sua opera più importante, il libro del suo destino, quello che deve. Quindi, se lei affronta questa epopea pazzesca, che ci mise poi quasi 2 anni a fare tutto quello che ho raccontato prima, non è che ci ha messo poco tempo, perché deve svernare in Svezia, perché il traversamento della Russia ci mette settimane, e così via. E vuol dire che se lei ha fatto tutto questo, noi con tante facilità che abbiamo in più oggi potremmo fare ancora di più. Insomma, è stata un'antesignana, una donna libera assolutamente, e buona, generosa, attaccatissima agli amici, sempre dalla parte dei deboli, anche se appunto con questi aspetti di carattere molto invadente, molto un po' aggressiva, molto faticosa, ecco, molto faticosa. Però io vedo in lei appunto un esempio di coraggio, di desiderio di scoprire, di andare alla ricerca, perché lei va in Germania, qualcosa sa, ma vuole scoprire, quindi non molla, prende per le spalle, per il colletto questi letterati, e fino a che è anche una donna affascinante, non bellissima, ma affascinante. Goethe a un certo punto lo dice, che è una donna di un certo fascino, lui
se ne intendeva e non era insensibile al fascino femminile, quindi a un certo punto anche evidentemente ceduto un po' da grande cavaliere galante come era. E quindi è una donna molto coraggiosa, che ti dice non ci si può fermare di fronte a niente, cioè niente è impossibile. Ecco, quando lei vuole affrontare questo viaggio incredibile, la sconsigliavano, ma come puoi fare con tre ragazzi al seguito? Lei aveva già 46, aveva appena partorito a 46 anni, insomma. Quindi è un viaggio difficile, è una cosa non esente da pericoli, perché i viaggiatori erano anche a rischio di aggressioni. Poi, se pensiamo che attraversa la Russia inseguita dalla grande armata di Napoleone, quindi col terrore degli avamposti dell'esercito che potessero bloccarla, si sapeva che Napoleone era scappata, lei non aveva mica il permesso di lasciare la Svizzera, quindi lei a un certo punto va via di nascosto dicendo anche partano come per fare una passeggiata, la lascia dentro i suoi servitori, la sua gente che tornerà in serata, invece non torna più. Quindi gli altri partono alla spicciolata, il giovane marito a cavallo, un figlio con un'altra carrozza, poi si ritrovano in Austria, si ritrovano appuntamenti in Austria, non so poi come facessero a trovarsi senza il telefonino, come adesso. Comunque si ritrovano tutti e partono da lì, partono tutti insieme. Paola, io credo che sarei ad ascoltarti ancora molto a lungo e così tutti quelli che ti seguono, ma ahimè la nostra mezz'ora è trascorsa in un lampo. Io ti ringrazio molto per questo incontro che ci ha restituito tutta la vivacità di questo libro. Poi come tu sai, questi nostri incontri si concludono con un piccolo rito, e cioè con il bicchiere della staffa. Sono pronto. Io sono... Eccolo qua il mio bicchiere. Siamo al tuo libro e al suo successo. Grazie mille. Grazie molte per essere stata con noi. A voi, saluti a tutti.